Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la crisi Russia-Ucraina. Putin no alla NATO ai confini, dubbi sul ritiro delle truppe russe. Il Cremlino afferma che parte delle forze al confine stanno rientrando, ma USA, Francia e Gran Bretagna sollevano dubbi sulle reali intenzioni di de-escalation. Da Mosca, Scholz e Putin mandano segnali di distensione. Il presidente russo ha detto: non vogliamo la guerra, ma l'allargamento della NATO è una minaccia. Il cancelliere risponde: ritiro delle truppe sarebbe un ottimo segnale. Zelensky a Draghi dice: apprezzo il sostegno dell'Italia. Di Maio è stato in visita a Kiev, la diplomazia è l'unica arma per la pace, ma pronti alla deterrenza. Giovedì sarà in Russia. Il presidente francese Emmanuel Macron e quello statunitense Joe Biden vogliono verificare l'inizio del ritiro russo dall'area in prossimità con la frontiera con l'Ucraina. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario che chiede di depenalizzare l'omicidio del consenziente, perché non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana in generale e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Covid, sono 70.852 nuovi contagi, 388 i morti, il tasso di positività è stabile allo 10,2%. Via libera del Consiglio dei Ministri all'unanimità all'emendamento al DDL sulla concorrenza che interviene sulle concessioni balneari, prevedendo la messa a gara dal 1 gennaio 2024. Le concessioni attuali, comprese quelle in proroga, continuano a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Pechino, Goggia d'argento in discesa libera, a Nadia De Lago bronzo nella libera impresa della sciatrice bergamasca a 24 giorni dall'infortunio. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.